Ora parliamo sempre del terremoto, ma da un altro punto di vista. Quale ruolo possono avere gli architetti per fronteggiare i terremoti? Quale modello costruttivo da seguire per limitare i danni? Queste le domande che la nostra Paola Marinozzi ha fatto al grande architetto Massimiliano Fuksas nell'ambito del Festival della Comunicazione che è in corso a Camogli. Vediamo. La cosa più importante oggi è che non c'è un modello, non bisogna pensare che esista il modello contro il terremoto. Ho sentito parlare del Giappone, ma il Giappone non c'entra assolutamente niente. L'Italia è l'Italia, è fatta così, è una delle terre in Europa più sismiche. Ecco, perciò è un mondo nuovo, è un mondo differente che noi ne conosciamo un po'. Le stavo restaurando qualche anno fa un palazzo del 600 a Mantova, un grande palazzo di circa 10.000 metri quadrati. E a un certo punto una visita del cantiere e ho visto che c'era la torre, ho visto che stava in brutte condizioni, l'ho visto, l'ho sentito e lì l'ho detto al proprietario, al cliente, il quale ha avuto la sensibilità e l'intelligenza per dire mettiamolo in sicurezza. Il giorno dopo l'abbiamo messo in sicurezza con un castello di acciaio, 3 giorni dopo c'è stato il terremoto. Sono andati giù a Mantova molte cose. Quella no. No, sarebbe andata giù se non avessimo fatto questo intervento.